Dopo i danni del maltempo e la richiesta d'aiuto di Gandellino, la comunità montana risponde. Intanto ad Ardesio resta chiusa la strada della Cunella. Cresce l'attesa per la cordata della Presolana, il grande evento per entrare nel Guinness dei primati di domenica 9 luglio. Oltre 3.000 iscritti e ospiti anche dall'estero. A Gazzaniga i ragazzi del CREA al lavoro per il comune in queste settimane sono impegnati a sistemare il parco vicino alla biblioteca. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di Antenna 2. In apertura alla cronaca, l'elisoccorso di Bergamo è intervenuto in codice rosso ad Ardesio nel primo pomeriggio di oggi. L'allarme è scattato per una persona che ha accusato un malore. Dalle prime informazioni sembra che un uomo di 69 anni sia stato colpito da infarto mentre si trovava in un locale del paese. Sul posto sono intervenute l'automedica e un'ambulanza del Corpo Volontari Presolana. Oltre all'elicottero atterrato al campo sportivo. L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sembrano gravi. E c'è apprensione per Claudia Cretti, la giovane ciclista bergamasca coinvolta ieri in un incidente durante la settima tappa del Giro d'Italia femminile. La 21enne di Costa Volpino è caduta in un tratto di discesa con la velocità che sfiorava i 90 all'ora. A circa 24 ore dal drammatico evento, le condizioni di Claudia, seppur stabili, permangono critiche e preoccupanti e la prognosi resta riservata, si legge sulla pagina Facebook della Valcar PBM, il team della ragazza. La squadra è stata autorizzata dai genitori a diffondere il bollettino medico dell'ospedale Rummo di Benevento, dove la giovane atleta è stata ricoverata dopo la terribile caduta. Oggi le compagne di squadra erano regolarmente al via dell'ottava tappa del Giro Rosa. Intanto sul profilo Facebook di Claudia si moltiplicano i messaggi d'affetto e d'incoraggiamento. Cambiamo argomento, pioggia di risorse sul lago d'Iseo per rafforzare l'attrattività dell'area dopo The Floating Piers, la passerella di Cristo dello scorso anno. Per l'intesa con la regione arriverà anche Maroni. Ma sentiamo Andrea Filisetti. L'accordo verrà firmato il prossimo 14 luglio sul lago d'Iseo, a bordo di uno storico battello che da Iseo raggiungerà il confine tra le province di Bergamo e Brescia e con a bordo i rappresentanti dei 16 comuni che si affacciano sul Sebino e il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni. Dopo The Floating Piers, per rilanciare ulteriormente la visibilità dell'area, riscoperta in questi ultimi anni da tanti stranieri, il Pirellone sottoscriverà un accordo che prevede un contributo massimo di 600.000 euro per ogni comune. Risorse che permetteranno di cofinanziare opere capaci di rafforzare l'attrattiva dei 16 paesi per i quali si ipotizza un investimento complessivo di circa 32 milioni di euro. Nell'elenco delle opere figurano il Museo d'Arte Contemporanea Miradora a Pisogne, un parcheggio interrato sotto il piazzale della stazione ferroviaria di Sulzano, il miglioramento dell'acqua potabile a Montisola, il recupero dell'acqua termale nell'area Sassabanec a Iseo. C'è la disponibilità a collaborare per risolvere i problemi, ma anche una precisazione riguardo ai fondi per il reticolo idrico minore. Nella risposta del presidente della comunità montana Danilo Cominelli al vice sindaco di Gandellino Ugo Lubrini. Spazio all'intervista. Nei giorni scorsi il maltempo ha colpito molto duramente l'Alta Val Seriana e in un'intervista ad Antenna 2 il vice sindaco di Gandellino ha detto in sostanza che non ha sentito la comunità montana molto vicina in questi frangenti. Che cosa avete da dire? Sì, innanzitutto penso che la frase che il vice sindaco abbia detto sia dovuta alla concomitanza di un evento catastrofico per il proprio comune. Un paio di giorni fa ho contattato il sindaco per chiedere, il sindaco, la dottoressa Flora Fiorina, per chiedere chiarimenti a tal proposito e proprio su due battute abbiamo fatto una riflessione
e ho ricevuto addirittura le scuse da parte del sindaco, anche se non sono dovute, perché immaginiamo appunto che rimanendo da soli in una circostanza del genere è giusto cercare di aggrapparsi a tutti gli enti sovracomunali. E l'unica dispiacere è quando è stato sottolineato il fatto che Comunità Montana gli è sembrata non particolarmente vicino al proprio territorio. E qui devo fare quindi un attimo di chiarezza. In primis vorrei spiegare che la gestione amministrativa di Comunità Montana, in linea a quello che è successo nella passata amministrazione, è quella di avere all'interno della giunta dei rappresentanti territoriali. E proprio per quanto riguarda appunto la rappresentanza dell'asta del Serio, in Comunità Montana siede come assessore allo sport Raffaello Bertuletti, che è un consigliere del comune di Gandellino. Questo è un aspetto quindi per sottolineare quanto teniamo al territorio. E d'altro canto, il secondo aspetto, e quello che secondo me magari è anche più importante, vorrei capire realmente da cosa è stato causato questo disastro idrogeologico, perché se fosse dovuta a una carenza di manutenzione del RIM, del reticolo idrico minore, allora dobbiamo sederci un attimino e fare un ragionamento. Comunità Montana ha una convenzione che gestisce le entrate del RIM, dove purtroppo due comuni non hanno partecipato, e sono i comuni di Gandellino e i comuni di Valbondione. La raccolta di questi fondi da parte di Comunità Montana, più alcune risorse che si mettono da altri capitoli, serve per tenere il più possibile in manutenzione il reticolo idrico minore di 36 comuni. Quindi è demandato ai comuni di Gandellino e Valbondione la manutenzione del proprio reticolo idrico minore. Questo però non preclude a Gandellino e a Valbondione la ricerca di altre risorse per il mantenimento di questo reticolo, perché siccome utilizziamo risorse che non sono specifiche solamente del reticolo idrico minore, diamo la possibilità anche a questi due comuni eventualmente di proporre progetti per la sistemazione di queste vallette. È proprio di 2 o 3 mesi fa un progetto presentato dal Comune di Gandellino che ha avuto un finanziamento da parte di Comunità Montana di 12.500 euro per un totale di lavoro di circa 30.000 euro. E attualmente, da quello che so, sono ancora lì pronti per essere ritirati perché il progetto deve ancora partire. Quindi vorrei dire tranquillamente al vice sindaco di Gandellino che Comunità Montana farà di tutto per aiutarli anche in questa situazione e per adesso mettendo a disposizione eventualmente il proprio ufficio tecnico, la competenza dei nostri uffici tecnici affinché insieme all'ufficio tecnico di Gandellino si possa trovare una soluzione per portare a casa quelle risorse per tamponare queste esigenze palesate dal vice sindaco. Una delle conseguenze del maltempo dei giorni scorsi è stata la chiusura della strada della Cunella tra Villa Dogna e Ardesio. Sentiamo a che punto siamo. Ad Ardesio la strada Cunella è ancora chiusa, ne parliamo con il primo cittadino Ivan Caccia. Dopo il primo intervento di sgargio e di taglio vegetazione fatto, nella giornata di oggi l'impresa incaricata terminerà questo tipo di lavoro che è stato ampliato un po' rispetto all'ipotesi iniziale per via del sopralluogo del geologo consulente che è stato fatto martedì. Quindi oggi termineranno questi lavori, verrà asportato il materiale che è stato fatto scendere nella giornata odierna. Nella mattinata di domani il geologo depositerà la relazione, da lì capiremo se le condizioni normali per l'utilizzo della strada sono state ripristinate o meno, anche se chiaramente un'indicazione generica da questo punto di vista l'abbiamo già. Per cui la riapertura, se le condizioni saranno ottimali derivanti dalla relazione geologo, ci avverrà nella giornata di lunedì, non sicuramente questo fine settimana. Cresce l'attesa per la cordata della Bresolana, il grande evento per entrare nel Guinness dei primati in programma domenica 9 luglio. Gli iscritti hanno ormai superato quota 3.000. Andrea Filisetti ha fatto il punto della situazione con il presidente del CAI di Bergamo, Paolo Valoti.
Raggiungiamo telefonicamente Paolo Valotti dell'Unione Bergamasca a CAI, prima della riunione delle 18 di questa sera, con la quale si prende la decisione sulla organizzazione della manifestazione in relazione anche alle previsioni del tempo. Indubbiamente la decisione da prendere per la conferma definitiva della manifestazione approvata dalla Presidenza sarà una decisione collettiva fatta dalla cabina di regia del progetto, tutti i responsabili dei campi avanzati, il soccorso alpino, il corpo volontari Presolana e l'associazione Acchia. È una decisione importante, ma che verrà presa anche con il confronto con servizi meteorologici professionali aggiornati che ci permetteranno davvero di poter dare una risposta certa sulle condizioni e ci auguriamo davvero per lo svolgimento al meglio di questa importante manifestazione sulla Presolana. E il numero dei partecipanti continua a crescere. E in questo momento possiamo dire che abbiamo davvero raggiunto e superato ogni più ampia aspettativa, nel senso che da un'idea iniziale di poter coinvolgere 1.500-1.000 persone, siamo poi passati a dover aprire le iscrizioni fino a 2.500, fino a 3.000 e oggi possiamo dire che abbiamo superato la quota di 3.100 iscritti, che forse non parteciperanno tutti di persona, ma di sicuro crediamo una delle più grandi manifestazioni di coinvolgimento di gente per andare insieme in montagna. Ci saranno anche alcuni ospiti particolari. Indubbiamente il risultato di questi numeri è frutto davvero di un grande lavoro che tutta la comunità bergamasca è riuscita a fare a partire dalla provincia di Bergamo, dal Club Alpino Italiano e dagli alpini che hanno creduto fidamente a questa manifestazione, a cui si sono aggiunti davvero una rete importante, oserei dire determinante, di associazioni che hanno collaborato, incluso tutte le comunità montane e i comuni che peraltro hanno anche sviluppato il percorso degli stati generali della montagna. Questa iniziativa ha davvero avuto un eco, un coinvolgimento e ha acceso il desiderio di partecipare ben oltre a tutta la nostra comunità bergamasca, cui fa veramente la più ampia gratitudine e riconoscenza, ma perché avremo anche delegazioni internazionali che vengono per esempio da regioni della Germania, vengono dalla Cina e addirittura avremo anche delle presenze ufficiali di persone che vengono dal consolato della Bolivia e anche dal consolato del Messico. Quindi davvero un'esperienza e una testimonianza concreta che le montagne uniscono culture e popoli della nostra terra. E la riunione di questa sera alle 18 ha confermato l'evento, quindi l'abbraccio alla Presolana domenica si terrà regolarmente. La cordata sarà anche occasione per rafforzare le relazioni, anche commerciali, tra Bergamo e la Germania. Scopriamone di più. Ospiti anche dalla Germania per l'abbraccio alla Presolana. Al grande evento di domenica 9 luglio parteciperà infatti il presidente della provincia di Ludwigsburg, vicino a Stoccarda. Rainer Haas sarà ai piedi delle orobie grazie all'interessamento di Confartigianato Imprese Bergamo, Promoserio e del Consorzio degli Albergatori Seriani Astra. In programma due giornate di incontri con le autorità e visite guidate, oltre a momenti per condividere le iniziative commerciali che legano le cittadine di Bergamo e Ludwigsburg. Domenica mattina, in occasione della cerimonia di apertura della cordata, Rainer Haas porterà i suoi saluti. La giornata si concluderà a Clusone alle 18 in municipio con la presentazione delle opportunità turistiche e delle imprese artigiane della Valle Seriana. Si parlerà anche delle possibilità di sviluppo di iniziative commerciali congiunte tra Bergamo e Ludwigsburg.
Negli anni scorsi la Valle Seriana ha già avuto l'opportunità di promuovere il proprio territorio nella città tedesca, prima al mercato d'autunno all'interno del Palazzo della Provincia, poi durante i celebri mercatini di Natale nella piazza principale di Ludwigsburg. Per quest'ultimo appuntamento erano stati coinvolti anche gli allievi del corso per animatori turistici del patronato San Vincenzo di Clusone e gli studenti del liceo Lussana di Bergamo. Ora si è presentata l'occasione per ricambiare l'ospitalità. Ci fermiamo per una pausa, al rientro scopriremo come l'amministrazione comunale di Vilminore di Scalve vuole tenere informati i propri cittadini, poi andremo a Gazzaniga dove c'è un bel progetto di collaborazione tra il Comune e il CRE. A tra poco. Riprendiamo con il telegiornale, non solo internet e i social, l'amministrazione comunale di Vilminore di Scalve vuole raggiungere i propri cittadini anche attraverso la carta stampata. Sentiamo. Nelle case dei vilminoresi in questi giorni arriverà la Gazzetta del Comune. Ne parliamo al telefono con il primo cittadino di Vilminore, Pietro Orru. Stiamo distribuendo in questi giorni il nuovo numero della Gazzetta Comunale, il nuovo e primo numero della Gazzetta Comunale, che dovrebbe arrivare a breve in tutte le case, tutti i concittadini vilminoresi. Come avete concepito questo strumento di comunicazione? Così come abbiamo sempre detto, uno degli obiettivi principali che ci eravamo posti era quello di informare la gente sull'attività amministrativa. Purtroppo, per fortuna, non tutti utilizzano WhatsApp, Facebook o comunque i mezzi di comunicazione che vanno più di moda in questo periodo. Pertanto abbiamo deciso di tornare a utilizzare un sistema che è sempre andato bene, che è la carta. Pertanto abbiamo iniziato a raccogliere degli articoli già qualche mese fa che raccontassero non solo la vita amministrativa, quindi tutti i consiglieri hanno scritto qualcosa, ma anche quello che circonda la vita amministrativa, quindi le associazioni di volontariato che collaborano con noi. E non più tardi di un paio di settimane fa abbiamo, tramite il nostro consigliere che si occupa in prima persona di grafica, abbiamo raccolto tutti questi articoli e li abbiamo assemblati nel nuovo numero, come dicevo prima, della Gazzetta Comunale. Ecco, quante pagine? Allora, saranno 8 pagine in formato A3, fronte e retro, a colori, contenenti, come dicevo prima, quindi degli articoli con le relative fotografie che illustrano quelle che sono state le attività che abbiamo svolto in questo primo anno amministrativo. Ho dimenticato di dire che comunque la Gazzetta Comunale non sarà un evento unico, ma che vogliamo ripetere a cadenza semestrale durante tutto il nostro restante mandato amministrativo. A Gazzaniga i ragazzi del CRE al lavoro per il Comune. Una delle attività proposte in queste settimane di centro ricreativo è anche la sistemazione del parco vicino alla biblioteca. Oggi abbiamo voluto esserci anche noi. A Gazzaniga è nata una collaborazione tra CRE e Comune. Spieghiamo questo progetto, come è iniziato, in che cosa consiste? Allora, ci siamo sentiti con Enrico poco prima dell'inizio del CRE. La parrocchia ha fatto questa proposta, ci proponeva qualche piccolo lavoretto per i ragazzi delle medie e è nata questa collaborazione sulla nuova area qua del parco, visto che è chiusa al traffico, qua traffico limitato. Si è proposto ai ragazzi di fare manutenzione del parco che poi durante l'anno utilizzano. Che cosa fanno i ragazzi? I ragazzi concretamente vanno a pulire le panchine del parco in legno, le tolgono, le raschiano e poi le ritinteggiano. E la stessa cosa viene fatta anche per il cemento e le fontane attorno alla zona del parco. Un'attività che dura praticamente per tutta la durata del CRE? Sì, viene fatta il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina per circa un'oretta e mezza e impegna una decina, quindicina di ragazzi delle medie, quindi di prima e seconda media. Ecco, per il Comune qual è il valore di questo progetto, di questa iniziativa? Il valore aggiunto è voler fare imparare innanzitutto ai ragazzi qualche piccolo lavoretto manuale che oggi purtroppo non conoscono. L'altra parte importante è far capire che fare questo tipo di lavori è fatica, quindi insegnare il rispetto delle cose di tutti, per spesso le panchine vengono imbrattate e spesso sono
i ragazzi che lo fanno, quindi il capire la difficoltà poi del ripristinare le opere allo stato d'origine forse li fa capire di stare attenti a non imbrattare, a non sporcare. Come hanno preso i ragazzi questa attività? Ma dipende da ragazzo a ragazzo, alcuni sono molto attivi, danno una mano, lavorano un sacco, altri sono un po' più disfattisti, quindi stanno un po' nelle retrovie. Però bene o male tutti stanno partecipando come possono. Quindi è un'esperienza positiva? Sì, sì, è un'esperienza positiva, sia perché è un lavoro concreto in cui possono mettersi in gioco e non solo giocare. E quindi sì, è un'esperienza positiva. Fabio e Roberto sono due animatori, come sta andando questa attività? Sta andando molto bene, i ragazzi sono entusiasti, lavorano sodo, si impegnano e si stanno divertendo. A parte quello che ha detto, non c'è niente da aggiungere, a parte che i ragazzi si impegnano molto, anche se il lavoro è impegnativo, loro continuano a dare il meglio e vanno avanti. Che cosa fate voi? Noi stiamo aiutando... Stiamo facendo un'attività col CRE e in questa attività consiste nell'aiutare il comune a sistemare un parco giochi della biblioteca, in questo caso, e stiamo sistemando delle panchine e rimodernando un po' in generale il tutto, pitturandoli e facendo delle riqualificazioni. Allora, cosa vi piace di questa attività? Ci piace aiutare per esempio il comune a ripristinare, a ricreare per esempio le panchine come stiamo già facendo, e è un aiuto a tutta la comunità che facciamo. È un lavoro socialmente utile e per questo aiutiamo il comune, che rende anche il paese più bello. Cosa state facendo questa mattina? Stiamo ristrutturando le panchine, cioè togliamo le assi, le levighiamo con la carta vetrata e poi le impregniamo con l'impregnante e dopo le rimontiamo dopo essere asciugate. Ti piace questa attività? Sì, è molto bella e come abbiamo già detto è utile. Si fa anche fatica? Sì, un po'. E che cosa hai fatto tu stamattina? Abbiamo pulito il cemento, abbiamo smontato le assi di una panchina e le abbiamo portate a farle levigare. Ora la rubrica Erbe e Salute e i consigli della dottoressa Antonella Agostini. Buonasera a tutti. Questa sera parliamo di piccole patologie legate alla stagionalità, che sono quelle praticamente della stasi venosa, i piedi e le gambe che si gonfiano, le emorroide, quindi una vasodilatazione abbinata praticamente al clima estivo. Esistono dei prodotti naturali che potete utilizzare senza problemi per prevenire queste situazioni. Se so di essere soggetto col caldo, per esempio, alle emorroidi, prendere dell'estratto secco di mirtillo nero potrebbe essere utile. È un prodotto che potete usare sia in prevenzione sia per curare le emorroidi quando le avete già. Calcolate che in questo periodo è molto facile avere le emorroidi, a parte quelli che soffrono di per sé, ma anche perché dobbiamo metterci in forma. Chissà perché quando comincia il caldo dobbiamo metterci in forma e andare in bicicletta, oppure fare delle corse estreme perché ci deve calare la pancia in 15 giorni per fare la prova costume. Ricordatevi che uno stress, che può essere anche la camminata troppo lunga, la biciclettata, è uno stress che diamo al nostro fisico, può provocare per esempio un emorroide. Quindi questi prodotti a base di mirtillo nero possono essere utilizzati in prevenzione in modo da evitare il problema, oppure durante la cura. Basta cambiare il dosaggio, fatevi consigliare il dosaggio personalizzato dal vostro medico di fiducia. Altri prodotti naturali che potete utilizzare, per esempio per la stasi venosa. A volte, soprattutto nelle donne, col caldo, abbiamo la sera le caviglie gonfie, la gamba pesante. Utilizzate per esempio con successo
del Sorbus domestica e della Castanea vesca. Sono due macerati che vanno a riattivare il circolo venoso degli arti inferiori e quello linfatico, quindi aiutano proprio anche l'eliminazione dei liquidi. Potete utilizzarli miscelati o in separata assunzione nell'ordine di 50 gocce una o due volte al giorno. Un altro tipo di prodotto naturale che potete utilizzare per queste patologie da vasodilatazione è la Mamelis virginiana e l'ippocastano. Anche queste sono delle piante che hanno una selettività verso gli arti inferiori, verso la riattivazione della circolazione, per cui possono essere usati sia in prevenzione che durante proprio il caldo estivo, quando abbiamo le gambe pesanti. Ricordatevi di farvi prescrivere la dose personalizzata sia dal vostro medico oppure rivolgetevi al vostro farmacista di fiducia. Arrivederci e buona serata. Una breve pausa e poi la parte finale. Verso la fine del TG, come sempre dando un'occhiata ai programmi di Antenna 2, iniziamo dal canale principale. Questa sera al termine del TG un nuovo appuntamento con il Crazy Cre. Questa sera Tony Tranquillo ci porterà a Rovetta. Alle 20.30 una nuova puntata del nostro settimanale di informazione Target. Alle 22.15 Italia Economia, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.30 Decode. Il canale News 218, alle 21.30 il TG e alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera dedicata al progetto di riapertura delle miniere della Val del Riso e della Val Parina, con un'intervista a Marcello De Angelis, referente di Energia Minerals, la società australiana che appunto sta portando avanti questo progetto. Il canale sportivo 628, alle 20.30 Antenna 2 Sport a cura di Lorenzo Noris e alle 22.30 il programma di motori Paddock. L'almanacco, domani è sabato 8 luglio, il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 21.18, la luna è piena, sorge alle 20.30 e tramonta alle 5.59 di domenica. La chiesa ricorda Santa Priscilla. Le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, poi cumuli associati a possibili rovesci o temporali serali, temperature stazionarie o in lieve aumento. E con il meteo è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.